E torniamo in Italia. Entro 7 giorni le casalinghe dovranno mettersi in regola con l'assicurazione obbligatoria e versare i contributi per gli infortuni. Ma chi ha un reddito molto basso, il versamento spetta allo Stato. Casalinghe d'Italia, attenzione agli incidenti domestici. Se non siete assicurate, oltre al danno fisico pagherete pure una multa. Dal 31 gennaio, per il silenzioso esercito di 6 milioni di persone che lavorano non remunerate dentro le mura domestiche, scatta infatti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, 12,91 euro da corrispondere all'INAIL. Sono esclusi dal pagamento coloro che svolgono altre attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. La norma non è nuova, è del 1999. La novità sta invece nella sanzione che per legge scatta da quest'anno e sarà di circa 26 euro. Nell'intenzione del legislatore infatti 4 anni sarebbero stati sufficienti per informare tutta la platea delle casalinghe. In realtà ad oggi hanno pagato l'assicurazione appena 2,5 milioni di persone. All'appello ne mancano altri 2, mentre per un'altrettanta nutrita schiera di casalinghe dovrebbe versare il contributo lo Stato, trattandosi di persone sotto i 9.300 euro di reddito. Ed invece anche lo Stato indietro, ne ha regolarizzate appena 200.000, anche perché sono le casalinghe stesse che devono presentare all'INAIL un'autocertificazione sui redditi familiari. Dovranno alleggerire ulteriormente infine il portafoglio anche le donne che godono di un aiuto domestico. Sempre da questo mese aumentano infatti i minimi salariali delle colf.